Sono il commissario Ingrascerida, non voglio essere disturbato, ho un interrogatorio. Grazie. Chi non muore ci si rivede, eh? Si direbbe che il carcere ti faccia piacere. Mi sono affezionato al posto. Ottima cucina, ambiente familiare. A proposito, la sua famiglia come sta? Bene, grazie. Lo stomaco. Beh, non c'è male, un po' di acidità. Questo mi fa piacere. Molto lavoro, eh? Beh, un pochettino. Dove eravate la mattina del 6 agosto, del 7 settembre, della vigilia di Natale? Parlate! Veramente Ma insomma, stai fermo! Qui sono io che interrogo! Le volevo dare una mano. Non abbiamo bisogno. Voglio collaborare! Zitto! Dove abiti? Ho detto dove abiti. E Con mio fratello. tuo fratello dove abita? Con me. E questo l'ho capito. Tu e tuo fratello dove abitate? Assieme. Ah, e ci voleva tanto. Cosa fa tuo fratello? Era in marina, l'hanno cacciato via. Perché? Aveva la mania di dormire con le finestre aperte. Solo per questo? Capirà, era nei sommergibili. Ah, dobbiamo ridere, eh? Se vuole. Hai sentito, Pollara? Fa dello spirito. Ma mi scusi, con chi sta parlando? Col brigatiere. Ma io vedo lì un attaccapanni. È travestito. Non si preoccupi, non è niente di grave. Ho un alibi di ferro, non mi possono fare niente. Con chi stai parlando? Col mio avvocato. Dettami la tua dichiarazione, devo scrivere. Io non ho niente da dire, sono innocente, è tutta una calunnia, non ho niente da confessare, lo volete capire? Va bene, stai calmo. Se non erro, hai detto che hai un alibi. Sì. Quando ero sotto le armi e suonavo il tamburino. Qui siamo in questura, capisci? Si calma, lo stomaco. Cosicché ci siamo sbagliati. Tu sei innocente e noi ti dobbiamo chiedere scusa. Oh, finalmente l'avete capito. Grazie al cielo. Tante belle cose, tante saluti alla signora. Arrivederci. Grazie. Dove vai? Scusa. Insomma, vuoi cantare sì o no? Voglio fumare. Prego. Datemi del fuoco. Ecco. E allora, canta, prima che sia troppo tardi. E allora? Quanto ci guadagno? Il commissario Ingrasciade promette, ma non mantiene. Allora sì. Ah. Aspettar una lettera che mai non arriva. E poi? E poi parla! Non ricordo la seconda strofa. Ricordati, e poi? Non la ricordo! Dai che ci sei! Quando l'ha scritta io non c'ero, non la ricordo! Non mi fate impazzire! Maledizione! Che colpa ne ho, brigatiere, se non la ricordo? Che colpa ne ho? Ma qui sappiamo tutto ugualmente. Tu appartenevi alla banda del buco, sì, che è stata assorbita dalla banda dell'osso. Sì. Che è successo alla banda del buco? È diventata la banda dell'osso buco. E dopo l'osso buco? Spezzatino con piselle e fagiolo all'uccelletto. Portami una cotoletta. Basta! Che siamo al ristorante qui! Scusi. Parlami del minestrone. Ma come fai ad essere così cretino? Dono di natura. Ma quante volte vi devo dire che sono innocente, che non so niente, è tutta una calunnia. Io sono incensurato, incensurato. Ah, sei incensurato. Sì. Eh sì. Bravo. Quindi la scheda che abbiamo qui è falsificata. Non lo so se fate i falsari. È falsa, eh. Non lo so, io non so niente. Domandatela a mio zio.
Dov'è tuo zio? È morto da 5 anni. E da allora non ha dato più notizie. Fai meno spirito. Io non faccio lo spirito. Uè, dov'è la macchina? Io sono venuto a piedi. Parlo della macchina da scrivere. E che ne so, io so leggere ma non so scrivere. Non fare l'indiano. Perché che ho detto? Auk! Senti, io mi sono alzato per prendere la scheda. Ho fatto 4 passi. Non appena sono tornato, la macchina... La macchina? La macchina? Daltonico! Basta! Incensurato, eh? Incensurato. 1952, hai aperto una merceria. E beh, che c'è di male, che c'è di male? Ma la merceria l'hai aperta col piede di porco! Le chiavi ce l'aveva il proprietario! 1954. Minaccia a mano armata nei confronti dei 3 fratelli Cannatella. È vero. Perché hai minacciato i 3 fratelli Cannatella? Perché non volevano camminare a 2 a 2. Ma erano in 3. E che ne so, mi hanno disobbedito. 1960 sei stato sorpreso a rubare in una fabbrica. Non mi parli di quella maledetta fabbrica. Dopo una notte di aver scassinato cassaforti, mi sono accorto di essere in una fabbrica di cassaforti. Dico io. Ma adesso l'hai combinata più grossa. Cosa però, ho fatto? Conosci l'imputazione? Non me l'hanno presentata, niente. Stai bene a sentire. Fabbricazione e spaccio di banconote false. E che c'è di male, che c'è di male? Ho stampato qualche soldanello così. 20 anni. Chiunque ti darebbe 20 anni! Ne ho di più, però mi porto bene. Ma parlo di 20 anni di galera! Di galera? Ma io ho stampato qualche soldarello, gliel'ho detto così. Qualche soldarello? Per la famiglia. Per la famiglia, un soldarello così. Così. 70 milioni di banconote, un soldarello. Famiglia numerosa! Ma poi sei anche deficiente. Perché? Sei anche cretino. Perché? Ma dico io, come si fa a stampare biglietti da 6.000 lire? E come si fa? Si mettono lì, tra, e si tirano fuori. Ma io parlo di 6.000 lire! Perché sbaglio, ci fu! Ma semmai di 5.000! E l'intenzione quella era, signor commissario! Ma fra la carta, l'inchiostro, la stampa, costavano a me 5.002! Ho diritto di guadagnare 800 lire per la famiglia! Ho diritto, sì! Fuori! Dentro! Dentro! Fuori!